The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Madonna mia, sei così tirchio che non offri mai il caffè. Figuriamoci fare un regalo costoso. 2,20. Allora ai tuoi amici regala The Show Plus. Ti bastano 5 euro su Amazon per comprare la Google Play Card. Così non devi neanche andare a fare shopping, che Natale è un incubo, si sa o no? Però se non hai la carta di credito non ti preoccupare, perché basta che vai in tabaccheria o supermercato e ti compri la versione fisica. 5 euro lo regali al nipotino, fidanzatino, fidanzatina, insomma, chi ci vuole guardare? Ti dai, così ti guardi The Show Plus, intanto continuiamo a guardare il video noi. No, voglio 2,20 e basta. Onestà canina. Uff, posso essere onesto? È uscito il quarto episodio di Vita Nova Si Può Fare, la mia serie in esclusiva su The Show Plus. Abbonatevi, a breve usciranno anche gli altri episodi. Non morde, signore, professore, i coglioni, mi facciamo i video. Lasciamo la vera onestà canina, va? Andiamo, dai. Onestà canina. Così, posso farle una domanda? Che razza è? Prova a indovinare. Non lo so, non me ne intendo molto. Chihuahua. Ah, posso essere onesto? Davvero bruttino, eh? Ma oddio, guardando la tua barba, perché è brutto? No, era solo essere onesto. È bellissima. No, ma non volevo offendere. 10 anni. Sì, guarda. Ma è un po'. Ma come brutto, dai, guarda. Sembrava un furetto all'inizio. Ma dai, ma guarda quanto è bello. Vorrei carezzarlo, ma un po' mi fa un po'. No, sono onesto, era solo. Cioè, i bambini. Io sono più da gatto, se devo essere onesto. Tutto qua. Ma è una carezza. Essere onesto mi fa un po' impressione. Per favore. Essere onesto. Carezzina. Però posso. È una mia bambina. È una mia bambina. No, mi viene un po', no, scusa. Sono onesto. The Show presenta Gli Onesti. L'onestà colpisce ancora. In strada. Onestà da testare. Buongiorno. Buongiorno, salve. Piacere, Alessio. Piacere, Alberto. Io ho un test drive. Sì. Ibrida. Sì. Salgo? Come fosse quasi tua. Guarda, sì, no, devo. Guarda, sono onesto con te. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto sul mio drive. Sì. Mi fa un menu gran mattino, grazie. Vuoi qualcosa? No, grazie. Niente. No, guarda, un menu gran mattino. Due? Due menu gran mattino con il nocciolone. Da bere? Da bere, due spremute, grazie. Un cappuccio, e tu? È un caffè, espresso, grazie. A posto così? Sì, grazie. Va bene, sono. Aspetta, sono sportello, grazie. Guarda, sono onesto con te. La macchina me ne frega un c***o. Cioè, bellissima, per carità. Solo che devo venire al McDonald's, ma c'era una fila della Madonna. Io ero senza macchina. Allora, per andare un po' più veloce, visto che il McDrive è qua è sempre vuoto, ho detto faccio un test drive. Però se vuoi qualcosa veramente, ma sei sicuro? Sì, magari fanno anche i panini, se vuoi. Non vuoi un crispy qualcosa? Che no, però non volevo per. Se vuoi un crispy. No, davvero. Niente, va bene. Ok. Allora andiamo. Onestà mai restituita. Buongiorno, volevo prendere in prestito questi. Sì. Nome? Alessandro. Quindi prendi? Questi qua. Quando sta per scadere il prestito, di solito parte il default, una mail 5 giorni prima, ti dice che devi restituire il materiale. Voglio essere onesto con lei, posso? Devi. Non credo li restituirò, cioè non ho intenzione di restituirli. Perché? Vorrei tenerli. Non puoi. In che senso? I libri sono della. Della biblioteca. Infatti lo facevo a Milano, infatti non posso più andare in biblioteca. Quindi. Alla fine li lascio in libreria. No, non puoi, poi ti blocchiamo la scheda. Lo so, però io glielo dico per correttezza, perché non, adesso sia mai da me, non è un furto, però io li prendo, probabilmente non ci vedremo mai più, signor. Io adesso lei ha i miei dati e. Vabbè, ci comporteremo di conseguenza, che ti devo io dire. Io lo sto, cioè c'è questo patto tra di noi, io glielo no, sto. No, non c'è nessun patto, lei ha un'iscrizione, punto e basta, quindi deve rispettare le regole della biblioteca. Sono solo onesto con lei, perché c'ho la biblioteca. L'onestà non. No, ma l'onestà è un valore importante, l'ho letto anche nei libri che ho preso in prestito e mai restituito. Va bene, le direi ci vediamo, ma non penso ci vedremo mai più. Buon lavoro. Salve, buona giornata. Grazie mille. Onestà pedinata.
Posso essere onesto, signora? Io me ne sono accorto che mi sta seguendo. Non voglio rubare nulla, le giuro su Dio, sto solo guardando. Ok. Poi se dovessi rubare andrei da Apple, da Hermès, da Rolex. No, cioè qua per carità, non è che rubo l'acqua micellare da 4,69, tutto qua. E la sua onestà, lei è onesta con me, inseguendomi, perché non si fida, io sono onesto con lei dicendo che l'ho vista. Ma sì, fa pure fine. Oh, sta. No. Ci sta. Questione di onestà. Onestà, è onestà. Okay. Grazie mille. Continuo. Per essere onesto, questo lo stavo rubando, però lo rimettiamo a posto, dai. Così. No. Non si fa. Onestà sostenibile. Non bastavano i ciclisti, anche voi adesso a rompere i coglioni in mezzo alla strada. Ma che problemi hai? Vai, che è tutta libera la strada. Se devo essere onesto, non era libera, era in mezzo. Vai. No, ma io lo dico per te. Fai tardi. Tu stai in mezzo alla strada, ma lo dico con il massimo rispetto e la massima onestà. Andare? Dai, vai che è stata libera. Va bene. Posso essere onesto un'ultima volta? Caschetto giusto, proteggiamoci. Ma sembra un coglione. No, ma tutti un pochino sembrano dei coglioni con quel caschetto. È solo onestà. Guarda qua, c'è lo stop, non è che posso, poi non sto guidando io sono solo onesto, non guido. Sì, sei a rompere le balle alla gente, dai che non mi fai passare, dai. Non so più, non so più cosa dire, era uno scherzo, bravo. No, c'è una videocamera lì. No. Onestà Maranzina. Scusa, ti era caduto questo qua prima? Vai. Siete Maranza? Va. No, aspetta. Vai, zebra. No, aspetta, guarda qua. Perché no, adesso io vengo in pace, sia chiaro. Questo? Sì, dopo. Ciao Alessio. Ciao. No, calmi. No, volevo dirvi che secondo me, onestamente, più che il borsello, la tuta, l'abito migliore per voi? No. Cosa fa? Oh shit. Here we go again. Non l'ho fatto apposta. Già fatto una video? Sì, per un canale di YouTube. Ma era uno scherzo, non ti preoccupare. Volevo fare uno scherzo, ma mi avete fatto parlare. Va bene. Ciao raga, fate bravi. Ciao. Onestà costosa. Buongiorno, un bufalino per favore. 7,90. 7,90 un panino? Sì, è scritto sul mio. Ah, ma allora andate su The Show Plus. No, perché con solamente 4,99 fatto scappare la vittima. Ah, volevo solo dire che con 4,99 possono vedere il nuovo episodio di Vita Nova si può fare. Solamente questo. E lo mangiare. No. E digiunare. No, ma perché il discorso è che con un panino tu ti abboni per 2 mesi. Cioè, io onestamente mi abbonerei. Il link è qua in descrizione. Onestamente mi abbonerei anch'io. Se ci lasci fare le candida anche. Guarda, la signora stavamo cercando. Un'ultimissima cosa. Trailer. Buona visione. Il quarto episodio di Vita Nova è già disponibile su The Show Plus, terzo livello. Questo è molto surreale. Puoi fare la cacca e la doccia contemporaneamente. Una nuova vita all'orizzonte. Ora entriamo, c'è un cadavere e inizia il gioco. Andiamo a far Baldoria. Ancora un sacco di problemi. Sono stravolto. Jaser dovrà iniziare la ricerca di un lavoro. Where do you want to work? No, qui non funziona così. E trovare una sistemazione più a lungo termine. Stavo chiedendo se c'era una camera singola. 2000 lek una notte. Proprio quando i pochi soldi guadagnati iniziano a scarseggiare. 3.990 lek. Se li spendo poi non ho più. E il luogo scelto per passare la notte non sembra affatto sicuro. Only one. Ce la farà Jaser a ricreare la sua vita nova. Un tavolo per due. Per me è fuori budget. Scopri la sua avventura tra colpi di scena. You're so handsome with blessings. Sto facendo una fatica. A me veniva da piangere. I'm not naked. È internazionale, il potere ha visto di Natale. E rivelazioni inaspettate. Abbiamo aperto un profilo Tinder e abbiamo matchato e chattato il posto tuo. Solo su The Show Plus. Abbonati al terzo livello e guarda tutta la prima stagione. Link in descrizione. Buonasera, un focaccione al crudo, per favore. Sì, 8,10. Che vuoi da me, scusa? 8,10, panino col crudo? Sì. 8,10. E che ti devo dire io? Mica rifaccio io i prezzi. No, io sono solo onesto, ma c'è Nusret che lo fa in cucina? Ascolta, mi vedi? Sono la direttrice, se non lo vuoi annulla lo scontrino. No, era solo per essere onesto. No, ma non sono in c***o.
Sono onesto. Vi faccio i miei prezzi, ragazzi. Siamo in autostrada, non siamo al metro. Ma io che ci posso fare? Cioè, ragazzi, veramente. Mamma mia, ma tutto il giorno così mi devo pagare come si può. Ma il prossimo casello è Dubai? Allora, ragazzi, guardate i prezzi e non lo prendi. Cioè, io faccio così quando vado nei posti di costi. Hai ragione. No, ero solo onesto, non volevo. Ho capito, onesto. Io dicevo la rumorosa. Onestà rumorosa. Guarda, tu sei bella fisica. E anche tu. Bella, bella fisica. Cioè, uno non può nemmeno acculturarsi un attimo. Ste campane, non si sente niente. Dov'è il prete? Scusi, salve, il don non c'è che le sappia? Non ha provato a suonare? Eh sì, ma ha detto che è in giro, che vorrei tornare il pomeriggio, perché devo giusto un'informazione. Posso chiedere a lei? Beh, no, io sono qui della mostra, però volevo capire qual è il problema. Ok, no, il problema, allora, io mi sono trasferito qua da poco. Sì. Ho una figlia molto piccola. Sì. E le campane rompono un po' troppo i co. Se si potesse solo magari diminuire il numero di volte in cui suonano, serve perfetto, perché si sveglia subito. Invece qua deve sentire proprio il parroco. No, qua è proprio una roba da parroco. Perché è tutto elettronico, non c'è il campanile qua. È tutto elettronico, credo, sì. Se mi presta la cesoia, io vado qui a rompere dei cavi, qualcosa, in modo che così non suonano più. Scusa, pensa di poter fare le cose così. Sì, ma se lo sa solo lei non lo dice nessuno. Se io faccio una cosa così, scusi, non ci mancherebbe altro. No, ma io sono una persona onesta. Ma onestamente, come se io dico questa macchina mi dà fastidio, mi rompo le ma si ragiona così? In Italia si ragiona così. No, ha perfettamente ragione. No, ma si immaginerei se lei in una struttura così, io dico, vada lì, taglio l'accessorio adesso. No, lei deve aspettare e parlare con il parroco. Il parroco non è una persona irraggiungibile. Non so, da due giorni che lo cerco, non è mai raggiungibile. Un giorno non c'è, l'altro giorno di qua, l'altro giorno di là. Sto quasi pensando che non esista nemmeno il parroco. Si immagina, no, allora, lei l'ha visto? Di solito, certo, io so quella figura. Va bene, ok, quindi non c'è. E il quadro elettrico così, ma giusto per una curiosità mia, sa dov'è? No, non lo so. Anche se fosse per sé, non me lo direi. Onestà in salsa di soia. Possiamo ordinare? Sì, guarda, mi dovresti segnare sul fogliettino. Devo scrivere. Sì, mi metti qua i codici. Ok, scrivo tutto quello che voglio. Perfetto, sì. Grazie. Tempura, dai. Può bastare, direi. Forse esagerato. Ce la faccio. Non ce la faccio. Ce la faccio più, ce la farò mai. Tempure mi sa che ha sbagliato con quella che era sì. Ok, grazie, sì, non l'ho toccata. Okay, perfetto, ok, vai, grazie vedi. Mille. Dai, meno uno. Ma lo mettiamo in bagno. Portarlo al tuo tavolo, ho ordinato troppo, non riesco a mangiarlo, non farti vedere. Dai, era tutto molto buono, abbiamo finito tutto. Andiamo. Volevamo il conto? Come? Cos'è? No. È una pianta? È la pianta? Ah. Sì, allora, se devo essere onesto, sono i miei. Tavolo meglio, così dopo vedo
Ah, e pensavo che mi mettevi fuori la penale. Ah, no, allora, siccome sono onesto, in realtà non è l'unica cosa che ho avanzato. Ne ho messi un po' sugli altri tavoli, un po' l'ho dato a dei ragazzi di là, ne ho buttato due o tre nigiri in bagno, ne ho nascosto qualcuno sotto le sedie e poi per fortuna avevo delle schiscette. Ho preso un pochino qui, cioè un po' di schiscette qua dentro, li ho messi qua dentro, però solo per onestà. Spero che tu stia scherzando. No, no, non sto scherzando, perché? Anche nel bagno, le sedie. Sì, perché non sa che c'è la penale, c'è scritto da 5 a 15 euro se non finisci. Onestà calcistica! Attenzione, attenzione, attenzione! Spostatevi, spostatevi, spostatevi! Avete chiamato voi la centrale? Ma mi brucia per Istanbul il culo. Questo, forse questo lo devo ribruciare. Qualcuno deve aver chiamato la centrale che hanno detto dietro lo stato di fronte al 7 ce l'ho ribruciato. L'onestà calcistica è troppo potente per essere racchiusa in una scena. Ehi amico, i campioni sono così. Quindi preparatevi, amici amanti del calcio, perché a 50.000 like sarà disponibile cose da non dire a un interista. E diciamo che non tutti l'hanno presa bene. Perdonami, vado via. Ma questo non è un tuo posto, ma posso stare niente, qua. Ma non devi rompere il cazzo a noi. Non me ne frega un cazzo, che finta. Quindi mettete like e mettetevi comodi perché ci saranno frasi particolari da non dire a un interista. 1-0 Rodri. Punto, basta. Cose particolari da non far fare a un interista. 1, 2, 3. Anala! Anala, perché voglio dire, quando si parla di Inter si parla di c***o, una squadra di merda del genere. Guarda qua. E cose da non fare a un interista. Tipo strappargli il biglietto fingendosi steward. Scusate, ma no, no, purtroppo qua non possiamo proprio farvi entrare in questo momento qua. E soprattutto ci saranno vecchi amori da non far vedere a un interista. L'Inter sempre nel cuore, fidati, sin da bambino. Tutto questo è cose da non dire a un interista nel 2023. Già disponibile per gli abbonati a The Show Plus, link in descrizione. Avete quello scudetto di cartone lì sul petto, vi vantate pure. Per tutti gli altri invece basta mettere like per sbloccarlo. Adesso reazioni alla rivelazione. No, che poi c'è la gente che a parte lui magari c'ha ragione, si lamenta, 2 euro l'acqua, poi si spendono 50 euro di gratta e vinci, capito? No, signora, mi scusi, non prendo il panino, mi dà 10 gratta e vinci per favore? Sì, te li do gratta e vinci. Non scherzo. Cioè, sto dicendo, non rompete il balle a me che sta lavorando, ragazzi. No, ma stavo scherzando. Era uno scherzo dall'inizio. Nel senso che è una candid camera, vedi, c'è una videocamera. Siamo di una trasmissione che fa scherzi, quindi abbiamo fatto lo scherzo del 8 euro di panino, ma... Non è vero, scusa. No, no, lo so che è vero. Ma cazzo, 2,60 euro. Ah, quindi lo dicono in tanti? Un da 25. Ah, da 25 addirittura. Posso essere onesto? Dimmi. Era una candid camera. Sei serio? Guarda, c'è qui una telecamera nascosta, vedi? E anche là. Tra l'altro i tuoi colleghi ci conoscevano, che appena sono entrato mi hanno detto ma questi ci ribaltano. Infatti gli ho fatto shh. Tu sei l'unico che non ci conosceva, perché tutti gli altri, quando tu sei andato poi a prendere la macchina, ci hanno detto no, ma che cazzo ci fate qua? Loro lo sanno, cioè l'hanno scoperto appena ci hanno visto. Scusa, se ti torniamo in giro. Stavo pensando, non è che ha un telefono da prestarmi? No. Per fare una telefonata. Non posso prestarti niente. No. Ti sei divertito? Molto. Okay, no, sono tornato. No. Porca miseria. No. No, ma un pochino sì. Ti perdono sì. Solo perché sei un bel ragazzo. Grazie. Mi fa sentire un po' oggettificato così, però. Ma rosso. Però posso. Fatti sì, rosso. Sono un po' rosso, sono un po' rosso. Però no, scusa, era uno scherzo. Anch'io ho un chihuahua, eh. Ma va, veramente. Sì, che pelo lungo, guarda, adesso devo trovarlo prima. Eccolo qua. Chihuahua pelo lungo. Minchia, qual è la mia? Hai visto che roba? Prima ho fatto questa battuta perché l'avevo capito. Siamo di un programma, vedi che ci sono delle camere. Era uno scherzo, scusami. Era uno scherzo, sto scherzando. Scusami, non hai la faccia da pizza. No. No, è uno scherzo. Guarda, guarda. No, del vero eri davvero in mezzo alla strada, però era tutta libera. No, è vero. Era tutta libera. Però scusami, era uno scherzo, vedi lì c'era lui che filmava, c'è una GoPro nascosta là sopra. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Ciao caro. Posso essere onesto ancora al 100%? Sì. Era uno scherzo. Era una candid camera. Come? C'era qui. Occhio la miseria. Ne è risultato. Gli era mai successo che qualcuno venisse a. No, nel modo più assoluto.